Gianni Gamberini. Buonasera, penso che qui vi conoscete tutti, ma io sono il segretario del PD del Comune della Valsavoggia. Allora, due questioni. Il tema è l'unificazione dei comuni. Io ritengo che questo problema sia al pari della riforma costituzionale che è stata fatta, l'abolizione del Senato, sia al pari del superamento delle province. Penso che con la stessa determinazione il governo, che io sono sostenitore, quindi apprezzo le moltissime cose che sono state fatte in questi due anni, io penso che da un punto di vista politico il tema della fusione dei comuni, quindi il ridimensionamento degli 8.300 comuni, sia tenuto nella stessa valenza, secondo me, come le riforme che dicevo prima. L'esperienza che noi abbiamo vissuto, quella che in tante altre parti della regione lo stanno facendo in questi tempi, debbono avere delle risposte certe da parte del governo, da tutti i punti di vista. Noi siamo andati con una battaglia difficile a fare il referendum, che l'abbiamo vinto per poco, ma poi le elezioni vere le abbiamo vinte con un largo margine e siamo andati con dei precisi impegni che erano derivati da scelte che aveva fatto il governo e la regione. Allora, io dico che questi obiettivi devono essere mantenuti, non possono essere cancellati un anno per l'altro. Poi io concordo che si deve fare un aggiornamento più complessivo, però noi ci abbiamo messo la faccia su queste questioni. Quindi ritengo che da questo punto di vista il tema delle fusioni è un tema fondamentale. Noi non possiamo avere più di 8.000 comuni e non possiamo avere comuni da 50, 100, 200, 300 abitanti, ma credo che su questo non vedo ancora su questo una chiarezza sufficiente da parte del governo. Questo è un altro passaggio fondamentale, vero, se noi vogliamo ridurre i costi della spesa pubblica, perché su questo, non più tardi più o meno di un mese, la Corte dei Conti ha detto che le fusioni sono risparmio, le unioni sono un costo in più. Questo mi pare che se ne accorgano un po' conto. L'ultima, la seconda cosa, molto brevemente. Oggi ho avuto la discussione con un avvocato che conosco, uno che è già in pensione, e ha fatto tutta una serie di critiche che non lo sto a dire qui, ma c'è uno che mi interessa. Dice, il governo Renzi, cioè il governo, sta riducendo tutte le operazioni che fa per ridurre le tasse, per fare le operazioni che intende fare, peseranno tutte, gran parte, come sempre, sui pensionati. Io, con la mia modesta conoscenza, ho cercato di ribattere questo aspetto qui, però vorrei che ci fosse ulteriormente chiarezza su questo, se effettivamente quello che mi diceva questo mio amico avvocato corrisponde alla realtà, o di solo voluto di dar fastidio al governo Renzi. Grazie.